In questa puntata di Pillole di quest'oggi parleremo della cittadinanza e lo faremo con il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Domenico Miceli, al quale do il mio benvenuto. Consigliere, grazie per aver accolto il nostro invito. Cominceremo a parlare naturalmente di quello che è stato e che continua ad essere un po' l'argomento principale, l'argomento di cui si continua a discutere e continua a tenere alta l'attenzione dei rendesi, e mi riferisco all'area della ex Legnochimica nella zona industriale di Rende, in contrada Lecco, un'area di 7 ettari, come dire, una vicenda lunga, consigliere, circa 45 anni, dove ancora oggi non si è riuscita a scrivere la parola fine. Beh, buongiorno a voi, grazie per avermi invitato. Credo che la parola fine non sarà così veloce, in quanto ci sono dei processi burocratici in cui ci troviamo, che sono di difficile O io risoluzione. la interrompo un attimo perché chiedo scusa per far capire a chi ci segue da casa brevemente la storia di questa area della ex Legnochimica che inizia nel 69, 70, 1969-70 con la costruzione di questa industria che per la produzione che serviva a produrre il tannino, Sì, l'estrazione chimica l'estrazione dal chimica del tannino, tannino dal legname. dal legname e cosa faceva questa industria? Questo legname veniva impropriamente, lo dico, messo in delle vasche dove da qui con un certo procedimento veniva estratto appunto il tannino e il liquame che rimaneva veniva poi riversato in alcune vasche senza essere impermeabilizzate. Assolutamente. Poi nell'arco degli anni la Legnochimica ha conosciuto la sua prima crisi, fino a poi, come dire, cedere il passo a una centrale di biomasse, sempre molto brevemente, per poi cedere, come dire, la proprietà alla Calabra Maceri. Quest'area non produce più nulla dal 2003-2006, Sì, se non ricordo male. è in liquidazione volontaria la società, quindi in questo momento stiamo aspettando di capire appunto se andrà in fallimento oppure no. Di certo, fin quando non sono stati chiusi i debiti che ha nei confronti di altri fornitori, non possono andare in liquidazione. Naturalmente rimane anche questo liquame in queste vasche. Il vero lascito, diciamo, l'eredità che Ecco. ci ha lasciato alla città di Rende sono queste grandi vasche piene di questi liquami e di questi fanghi industriali. Parte di queste vasche, in effetti, sono state poi vendute insieme al terreno, sono stati costruiti sopra queste vasche dei capannoni industriali, come il sito forse di altre industrie che si trovano, di altri capannoni che ora si trovano in quest'area. Come diceva prima lei, è stata costruita una centrale a biomasse che poi è stata rivenduta ad un'altra società. E al momento restano tre grandi vasche, una delle quali è grande come un campo di calcio, piene di fanghi e liquidi. Questi fanghi e questi liquami provengono dal lontano 1980, I quant'altro? fanghi Ecco. sicuramente, il liquame di fatto è una questione stagionale, ossia durante l'inverno e quindi l'autunno piove e si riempiono di nuovo le vasche, quindi abbiamo durante la stagione autunnale, invernale fino a Rimettono in vita, primaverile, tra virgolette, questi fanghi. sì, si riempiono queste vasche di acqua, dopodiché nella stagione estiva l'acqua evapora e là inizia questo nuovo processo invece che è quello dell'autocombustione dei fanghi. Autocombustione perché c'è una presenza di vegetale all'interno e quindi si crea una situazione di combustione aerobica. Il problema è un altro, che è questa combustione, all'interno di questa combustione, evidentemente, e forse noi sospettiamo, che non ci sia soltanto materiale organico, ma forse anche materiale chimico, il che preoccupa la popolazione residente. Noi stiamo aspettando per il momento delle analisi dell'ARPACAL condotte quest'estate, 20 giorni nella stagione estiva, che ci vorranno dire se l'area circostante queste vasche sia realmente pulita, oppure questi fumi che si sprigionano nella stagione estiva siano altamente Insomma, tossici. una vicenda tutta italiana, sostanzialmente. Assolutamente sì, è sempre la stessa storia del creare lavoro, però a discapito della salute. Noi pensiamo che ormai siamo una civiltà, dovremmo essere una civiltà evoluta, almeno consapevoli dei rischi che possiamo provocare all'ambiente, e i rischi che provochiamo all'ambiente si ricollegano subito ai rischi che si provocano alla salute umana.
Il problema in questo momento è appunto questo, stabilire con precisione, e c'è un piano di caratterizzazione che lo ha stabilito, il grado di inquinamento che c'è nell'area industriale. È stato stabilito che la falda acquifera è inquinata, che l'area in determinati periodi dell'anno è inquinata per colpa di questi fumi e che il terreno forse potrebbe essere inquinato in alcuni punti. Voglio dire, se questi fanghi persistono da un bel po' di anni, una certa pericolosità la dovrebbero rappresentare. Sì, l'allarme deriva proprio da questo, fondamentalmente. I fanghi in se stessi sono anche un problema per lo smaltimento, perché non si tratta di poca roba, ma sono metri cubi e metri cubi che andrebbero smaltiti in un determinato modo. Ma infatti quel cattivo odore che si avverte durante l'estate, che, come dire, in onda rende, dipende proprio da questo, dipende. Beh, su questo noi poniamo alcuni dubbi, in quanto fino a quando c'è stata l'industria e quindi in produzione c'era un odore dolciastro, sgradevole, che si espandeva per tutta la città e a volte arrivava anche a Cosenza, così come arriva ancora a Montalto. Da quando però l'industria non è più in produzione, cioè in attività, diciamo che questo cattivo odore ha cambiato anche forma, ha cambiato odore, è diventato qualcosa di diverso. E anche qua c'è un'analisi, o meglio delle analisi condotte sull'aria dall'ARPACAL 3 mesi fa, in seguito ad una denuncia portata avanti dall'associazione Crocevia appunto per i cattivi odori nell'area industriale. Però da queste analisi si evince che in effetti nell'area industriale non c'è nessun cattivo odore. Quindi il problema ora è capire questo, se siamo tarati noi male come cittadini e quindi sentiamo questo cattivo odore, però di fatto non esiste, oppure se è stato fortunato l'ARPA ad arrivare nella zona industriale nel momento in cui non c'era nessun cattivo odore. Senta, è stata pure redatta una relazione dall'attuale rettore dell'Unical, Gino Milo Cletrisci, qualche tempo fa. Beh, quella lì fu una relazione di parte fatta per conto della procura. Poi tutto l'ingartamento di questa vicenda fu mandato, lo ricordiamo, alla procura competente. Di Cosenza, c'era un'inchiesta penale che era di cui era titolare la procura di Cosenza, che a un certo punto è stata chiusa però nel mese di settembre-ottobre del 2014. E gli esiti di questa... Archiviata. Addirittura. Archiviata anche perché l'ex liquidatore, che era l'indagato numero uno, purtroppo è deceduto, e il nuovo liquidatore, Bilotta, praticamente poi uscì pulito da questa nuova inchiesta. Anche perché dalle carte che siamo riusciti a visionare, si evince che la società Legnochimica avrebbe comunicato alla Procura di Cosenza l'inizio della bonifica nell'area, una bonifica che non è mai iniziata di fatto, e questo qui è un fatto molto grave secondo noi, in quanto anche il comune di Rende, quindi gli amministratori rendesi, a quanto pare, a quanto dicono, e quindi parliamo del sindaco e dell'assessore dell'attuale amministrazione, erano totalmente all'oscuro di questa comunicazione inviata da Legnochimica alla Procura. Però grazie a questa comunicazione, grazie a delle indagini che evidentemente non hanno portato a nulla, e questo tipo di inchiesta è stata archiviata. Di nuovo cosa c'è? C'è una nuova denuncia, anzi due denunce, perché c'è anche un'integrazione alla denuncia iniziale portata avanti dal sindaco Manna, e quindi sappiamo che ora la procura sta indagando nuovamente sul caso, tant'è che sono stati sequestrati tutti i fascicoli relativi alla vicenda che erano presenti al comune, il che ora ci sta destabilizzando anche a noi perché non abbiamo più queste carte. Però io una cosa gliela vorrei chiedere qua, denunce su denunce, convocazioni di tavoli, però la pericolosità, voglio dire, rimane. Il rischio c'è sempre, mi risulta anche che ci sono stati dei casi di tumore che però devono essere, non so se sono collegati, collegabili a questa vicenda, perché sulla salute dei cittadini... Il problema è questo fondamentalmente, a livello regionale non esiste un registro tumori, a livello comunale noi avevamo proposto l'istituzione di un registro tumori comunali, che però ci è stato bocciato dall'attuale amministrazione.
Il rischio, appunto, come si evince poi da un'inchiesta giornalistica condotta, se posso dirlo, da un collega, Saverio Paletta, sulla provincia, come no? Si evince appunto che nell'area industriale ci sono dei casi di tumori e di neoplasie molto rare, soprattutto per zone a bassa industrializzazione come quella rendese e in generale quella calabrese. Sono neoplasie al pancreas, per modo di dire, che sono tipiche di quei paesi altamente industrializzati. Infatti, ecco, quando il tumore attacca il pancreas, effettivamente, ecco. Appunto, quindi c'è questo allarme sociale, però noi non possiamo affermare con certezza, dati alle mani che non abbiamo purtroppo, che ci sia una correlazione stretta tra l'area dell'ex legno chimica e appunto questi casi. Però più di qualche casi. Dubbio, più di qualche il dubbio dubbio resta, sicuramente. Lo dovrebbero far sorgere il queste. Dubbio resta, assolutamente. Infatti la nostra proposta dell'istituzione del registro tumori comunali era indirizzata a rilevare e a cercare di, come possiamo dire, sì, a rilevare se c'era la correlazione, ma soprattutto per iniziare a sensibilizzare la popolazione residente e per cercare strategie per risolvere questa problematica, anche per mappare il territorio, capire in questo territorio quali sono le aree più a rischio. Quali sono le aree più a rischio? Senti, lei ha parlato brevemente di un'associazione che nel frattempo si è costituita. Croce Via. In realtà è da molti anni che opera sul territorio. E ultimamente si sta occupando anche dell'area dell'ex legno chimica. Si occupa prevalentemente dell'area ex legno chimica, la Croce Via. Con loro abbiamo inoltrato al sindaco, alla regione Calabria e all'azienda in liquidazione una messa in mora, ossia stiamo chiedendo agli enti pubblici di competenza, quindi regione e comune, di usare i poteri sostitutivi per sostituirsi alla società in liquidazione che non vuole o non può a questo punto procedere con la bonifica delle aree e farsene carico direttamente. Anche perché di fronte alla salute dei cittadini parliamoci. Assolutamente, anche perché non sarebbero poi soldi che spende direttamente l'ente comune o l'ente regione, ma sono finanziamenti che si potrebbero intercettare in Europa, per esempio, attraverso fondi diretti, e ora è uscita la nuova programmazione dei fondi diretti, per la riqualificazione di aree inquinate. Quindi la possibilità c'è, ma c'è uno scoglio che non è insormontabile, ossia quest'area a tutt'oggi è privata. Essendo privata quest'area, il comune e la regione non possono intervenire con la bonifica. Però chiedo scusa perché poi dobbiamo andare in pubblicità, però di fronte a un evento del genere, come dire, gli organi preposti dovrebbero intervenire. Per noi il tempo è già scaduto, siamo già fuori tempo massimo, l'abbiamo detto anche più volte. Perché lo continuo a ripetere, si parla e si gioca sulla pelle dei cittadini, sulla salute dei cittadini, e questa non è una bella cosa. Assolutamente. Io chiedo scusa, la devo interrompere perché la pubblicità incombe su di noi. A fra poco. Fadel è specializzata nella produzione di porte per interni, i migliori legnami, i tranciati più pregiati, le laccature all'acqua, le finiture a poro aperto. La molteplicità delle linee e le soluzioni su misura conferiscono alle porte Fadel un look elegante e personalizzato che le trasforma da elemento puramente funzionale a pregevole elemento d'arredo. Oltre l'ampia scelta di porte, dai modelli più classici a quelli di design, Fadel realizza anche una serie di coordinati studiati e pensati appositamente per armonizzare al meglio i vostri spazi. Visita il nostro sito internet www.portefadel.it e soprattutto vieni a visitare il nostro showroom. Garantiamo scelte di qualità. Vieni a visitare il Garden Coretto, aperto tutti i giorni anche i festivi con orario continuato. Troverai un vasto assortimento di piante, arredi, decori, tante idee regalo e tutto per il giardinaggio. Garden Coretto, Contrada Coretta, Montalto Fugo Scalo. Garden Coretto, affidabilità e professionalità. Ben ritrovati, ben ritornati in studio. In questa puntata stiamo parlando dell'area dell'ex legno chimica
che si trova a Rende. Lo stiamo facendo con il consigliere comunale Domenico Miceli del Movimento 5 Stelle ed eravamo arrivati al punto, a un punto topico, come ha detto lei durante la pausa, perché, come dire, voi avete fatto una serie di proposte al Comune e anche alla Regione. Certo, la proposta di cui parlavamo prima era questa qui, di usare i poteri sostitutivi per bonificare quest'area, quindi per prendersi in carico questo problema. Il problema, dicevamo, i terreni sono ancora in mano al privato e sappiamo che c'è in questi giorni, tra l'altro, c'è questa compravendita di questi terreni, ossia potrebbe sopraggiungere un nuovo privato che si prenderebbe carico addirittura di procedere invece lui con la bonifica delle aree. Naturalmente stiamo aspettando ancora il piano di bonifica. E questo piano di bonifica dovrebbe arrivare, e questo è il termine massimo che gli è stato dato in un incontro in prefettura in cui ero presente, entro e non oltre il 15 novembre, quindi in questi giorni praticamente. Ora, cosa succederà? Legno Chimica presenterà o no, come ha sempre fatto in passato, un piano di bonifica accettabile dalla conferenza dei servizi? Se non lo dovesse presentare, il Comune, in questo caso il Sindaco Manna, quali provvedimenti intende portare avanti? Noi le soluzioni gliele abbiamo fornite, quelle che noi avremmo portato avanti amministrando questa città. In questo momento ci troviamo in minoranza e quindi possiamo soltanto fare delle proposte. E in questo caso, come si nota, di solito noi siamo il movimento della protesta, assolutamente no, non stiamo protestando, stiamo soltanto proponendo alcune soluzioni. E la soluzione primaria che noi metteremmo in campo è quella dell'esproprio di queste aree, rendere pubbliche queste aree. Qualcosa deve essere fatto, io non voglio sembrare logorroico e ripetitivo, perché torno a ripetere ancora per la terza quarta volta, sulla salute dei cittadini non si scherza. Da quando è cambiata anche la legge che regola appunto i reati ambientali, la nuova legge sugli ecoreati a giugno di quest'anno del 2014, il procedimento da amministrativo è passato al penale. Allora lì abbiamo delle armi in più per riuscire a combattere determinati reati. E in più noi ci rifacciamo sempre a quello che dice la Comunità Europea. Chi inquina deve pagare, in un modo o nell'altro, a questo punto aggiungerei. Quindi se chi è inquinato in questo momento non ha la possibilità materiale di procedere con un piano della bonifica, a questo punto può tranquillamente cedere i terreni gratuitamente alla comunità rendese e se ne farà carico l'ente pubblico, l'ente comune, potrebbe, l'ente regione. Dovrebbe farlo, anche perché ricordiamo ancora una volta, questa è una vicenda lunga, 45 anni. Ma sarebbe un grandissimo gesto e soprattutto secondo me... Da 45 anni. Sarebbe un grandissimo gesto anche perché questa società in passato ha beneficiato di finanziamenti pubblici, quindi potrebbe ritornare alla comunità quello che gli ha tolto. Sia quando c'era la lira, se non ricordo male, che quando c'era l'euro. Questa società sì, assolutamente. Bei soldini, parliamo di complessivamente circa 70-80 milioni di euro. Il calcolo preciso non l'abbiamo mai fatto, a dire il vero, anche perché è un aspetto poi che ci è interessato fino a un certo punto, cioè ci interessava più che altro capire tecnicamente quali sono i veri problemi dell'area, tipo la mancata impermeabilizzazione delle vasche, quello lì è un problema per la falda acquifera, la mancata... Che in 45 anni, voglio dire... Beh sì, avrà creato un bel po' di problemi. Anche perché da quando l'industria non è più in attività, che sfruttava l'acqua della falda acquifera sottostante, l'acqua della falda acquifera è ritornata a salire e in questo momento sta lambisce diciamo, la parte inferiore delle vasche. Per cui se c'è questa autocombustione d'estate, o la relazione dell'ARPACAL o di qualche tecnico, voglio dire, la pericolosità c'è di questi fanghi, parliamoci chiaro. La pericolosità, ritorno io, a dire... vorrei soffermarmi sulla pericolosità perché io ritorno di a fronte a un fatto che... lungo 45 anni, anche io non mi riesco a capacitare come mai nessuno sia riuscito a porre fine a questa vicenda. Io credo un che... fatto... Per tanto tempo anche in Italia le questioni ambientali sono sempre state sottovalutate, vuoi per ignoranza, perché ancora non si conoscevano determinate cose, vuoi per non conoscenza della materia, vuoi anche perché c'era una volontà politica che era indirizzata su altre tema, distratta da altre cose. Ma oggi che esistono le leggi, oggi che sappiamo come sono realmente le cose, siamo più consapevoli dei rischi che abbiamo per la salute umana, oggi non possiamo più guardare dall'altra parte. E con tutti quei fatti lì, il buco nell'ozono, riscaldamento della temperatura ambientale, sì, voglio dire,
Cioè... li conosciamo i problemi, noi abbiamo delle idee molto precise come Movimento 5 Stelle, cioè l'energia, l'ambiente, per noi sono tematiche principali, perché se noi non risolviamo il problema a monte, è inutile che poi ci andiamo a litigare sulla sanità, su come dobbiamo gestire la sanità, su che sanità vogliamo, se sappiamo che stiamo proponendo la soluzione ma non andiamo a risolvere la causa. A proposito di sanità, Comune di Rende, l'amministrazione comunale del sindaco Marcello Manna si sta battendo tanto per la realizzazione di questo polo sanitario privato. Beh, questo qui sarà oggetto del prossimo Consiglio Comunale che si terrà il 17 novembre. All'ordine del giorno c'è questa variante al PRG per la realizzazione di un progetto ospedali riuniti. Su questo tema noi il sindaco ci aveva promesso un consiglio comunale ad hoc per parlare appunto di sanità nell'area urbana, promessa non mantenuta. Per questo motivo sabato 14 novembre come Movimento 5 Stelle abbiamo inteso organizzare un dibattito pubblico alla Sala Tokyo del Museo del Presente alle 5:30, dove interverrà anche la nostra deputata Dalila Nesci, che sta conducendo molte battaglie in Calabria appunto per risolvere quei problemi che stanno alla base della sanità pubblica. Certo, chiedo scusa, una provocazione, risolvere è un parolone, perché quando si parla di sanità in Calabria... Assolutamente, noi il tema del nostro dibattito pubblico non a caso l'abbiamo chiamato giù le mani dalla sanità, perché noi vogliamo una sanità pubblica, un servizio che sia a favore del cittadino. Il servizio sanitario secondo noi deve girare intorno al cittadino, non deve essere il cittadino che deve andare in giro per il mondo per arrivare ad una struttura pubblica o sanitaria che possa curarlo. E allora stiamo cercando di ribaltare tutta la problematica. Naturalmente noi come forza politica proponiamo un'idea e vogliamo realizzare quell'idea. Non ci interessa lo stato attuale, lo stiamo esaminando quello stato attuale, ma non ci sta bene, non sta bene a noi come non sta bene ai cittadini, che giornalmente ci confrontiamo con questi cittadini e giornalmente vediamo i timori che hanno ad entrare in una struttura pubblica, e parliamo della struttura pubblica dell'Annunziata. È una struttura che non ci dà garanzie. Meriterebbe una puntata a parte, perché lì... Tra l'altro, però riguarda sempre l'area urbana. Noi parliamo, pure se siamo, ora sono amministratore a Rende, però io guardo all'area urbana come un'unica grande realtà e noi dobbiamo confrontarci con questa realtà. Area urbana è un argomento tanto caro al sindaco Manna. Qual è l'idea di area urbana del Movimento 5 Stelle? Visto che se ricomincia anche a parlare... specie per quel che riguarda la città di Bruzzi e la città di Cosenza, perché sono imminenti le prossime elezioni amministrative. Assolutamente, l'idea che abbiamo, noi in campagna elettorale portavamo l'idea della fusione dei comuni. Fusione dei comuni perché sia per un risparmio effettivo e sia per avere un'idea centralizzata di questo sistema. Rende, Cosenza, Montalto, Castrolibero, Mendicino, sono tutte realtà importanti che comunicano fra di loro giornalmente e che pure sono amministrate in maniera totalmente diversa, a volte anche in controtendenza, scordinate. Allora la nostra idea di area urbana, quella del sindaco Manna, è quella di fare l'area urbana, ma lo ha proposto anche... Il pallino, chiedo scusa, del sindaco Manna è quello di partire dai trasporti. Quello di partire dai trasporti. Questo qui è stato, diciamo, pure un pallino nostro, perché noi ci siamo battuti per un trasporto pubblico locale efficiente, efficace, ma soprattutto intelligente, perché abbiamo visto... Ah, per esempio, prima cosa di tutto, noi non stanno bene gli affidamenti diretti nel campo del trasporto pubblico locale. Secondo me non è giusto che ci sono alcune ditte private che debbano ricevere finanziamenti pubblici per offrire un servizio, secondo noi, a detta nostra, ma anche a detta degli utenti, e quindi abbiamo intervistato... Ecco, glielo stavo dicendo, anche a detta di parecchi utenti. Ma soprattutto degli universitari, che ci dicono loro stessi, è un servizio inefficiente, che non funziona. E ne avevamo chiesto all'allora assessore ai trasporti, De Gaetano, che poi ha avuto i suoi problemi nell'ambito dell'inchiesta Rimborsopi, abbiamo chiesto di partire appunto dall'area urbana cosentina con la prima gara ad indizione di natura europea, pubblica, per coinvolgere le aziende in tutta Europa per offrire un servizio adeguato di trasporto pubblico. Beh, sarebbe una bella idea.
Beh, questa è una bella idea e sembrerebbe che il nuovo assessore Musmanno ai trasporti l'abbia colta, non ci ha mai citato, ma non ci interessa questo, però sta procedendo. Poi raggiungere l'obiettivo. Assolutamente, tant'è che noi non siamo mai intervenuti né per dire bravo o non bravo, perché vogliamo vedere realmente poi cosa concretamente si porterà avanti. Loro dicono che serviranno 2 anni per creare questo sistema, nel frattempo sta partendo un sistema che comprende la città di Rende, di Cosenza e di Castrolibero. Pensiamo che l'area urbana possa circolare veloce. Noi pensiamo che Montalto, che giustamente ha protestato, debba rientrare anche in questo progetto e debbano rientrare anche altre realtà in questo progetto, perché non ci possiamo chiudere territorialmente, dobbiamo aprirci il più possibile, sempre in quell'idea che cercando di trovare creando dei servizi comuni, noi possiamo andare a risparmiare e soprattutto possiamo andare a razionalizzare questi servizi sul territorio senza sovrapposizioni, duplicazioni e inutili sprechi. Senti, facciamo un piccolo rewind, ultima battuta, ritornando sull'area della ex legnochimica. Voi ci state battagliando tantissimo, tant'è che ultimamente un vostro senatore ha fatto anche un'interrogazione parlamentare. Gaetti, Morra, La Taverna hanno presentato questa interrogazione al Senato appunto per chiedere al Ministro dell'Ambiente se è a conoscenza, se fosse a conoscenza dei casi che si stanno verificando in quest'area industriale. Stiamo parlando sia dell'evidente aumento di casi di neoplasie sul territorio, della vicenda proprio industriale di questo sito industriale che ricorda tanto l'industria, o meglio l'idea di industria che hanno sempre sbandierato al sud e che poi è finita come è finita. Spesso e volentieri vengono qui, si prendono i finanziamenti e se ne scappano. Fondamentalmente è questa qui l'idea che c'è non solo al nord, in tutta Italia, di come si fa impresa al sud, anche per gli stessi calabresi. La risposta del governo? La risposta del governo la stiamo aspettando. Consideriamo un'altra cosa, abbiamo già fatto... Però nel frattempo il problema permane, rimangono anche i rischi di salute. Non ci hanno mai risposto a un'interrogazione prodotta a febbraio del 2014 alla Camera, e quindi stiamo ancora aspettando una risposta dal governo in tal senso, mentre in Europa ci hanno risposto, però ci hanno risposto che per la documentazione che avevamo presentato, e le interrogazioni in Europa si scrivono in 1500 battute e non si può andare oltre, non ci potevano dare una risposta. Allora stiamo riprendendo la tematica, suddividendola in 2 interrogazioni diverse, e la ripresenteremo alla Commissione Ambiente dell'Unione Europea. Nel frattempo, e questa è quella cosa fondamentale, non faremo mai calare il silenzio su questa vicenda. Perché cosa importantissima. Fare calare il silenzio significa non tanto non occuparsi della salute, perché poi magari c'è qualcuno che lo fa in maniera più silenziosa. No, noi vogliamo che il caso diventi di natura nazionale e dobbiamo partire da qua per arrivare sugli organi nazionali. E di questo ne ritorneremo a parlare appena ci sarà qualche notizia. Io la ringrazio per essere stato qui ospite nei nostri studi, ringrazio voi che ci avete seguito e buon proseguimento dei nostri programmi. Arrivederci alla prossima puntata.